ciao ragazzi, benvenuti. Allora, nuovo allenamento come tutti i mercoledì mattina alle 10, pronti per allenarci di nuovo dalla palestra del Roncavalieri. Dunque, allenamento di oggi, faremo sempre una parte di tono gambe, tono braccia e addominali. Farò leggermente più lieve la parte cardio oggi perché, come al solito, ho un problema. Mi sono stirata il polpaccio, quindi avrei dovuto cancellare la lezione, però tanto non sono io che devo fare l'allenamento, siete voi, quindi io vi do i comandi e anche se lo faccio un po' così l'esercizio, voi sicuramente riuscite a farli. Ecco, oggi non riuscirò a saltare più di tanto perché mi sono stirata, quindi oltre all'epicondilite anche il polpaccio, ma a voi non deve interessare. Dunque, quindi avete bisogno di pesetti o bottigliette d'acqua per fare una parte di braccia, tappetino perché ce ne andiamo a terra per fare gli addominali tra un circuito e l'altro, e nient'altro, mettete la bottiglia d'acqua vicina per idratarvi e io direi che possiamo iniziare con il riscaldamento. Allora, io faccio dei movimenti un po' più blandi oggi perché ho un dolore alla gamba, mi sono stirata il polpaccio e sono caput, ma voi cercate di metterci un po' di energia, quindi marcia destra e iniziamo con il riscaldamento. Sulle gambe, via. 4, 3, allenamento di oggi è sempre un hit con una parte cardio un po' meno ad alto impatto. Gambe divaricate, marcio e sposto il peso da una parte all'altra. Via, via, curl, dietro, dietro. Oggi sono un po' sottotono, purtroppo. Il sovraccarico, questo vi fa capire che sì, bene lo sport, ma quando esagerate si va in sovraccarico e il corpo vi parla, vi dice adesso vi fermate perché o vi stirate o vi infiammate, e questo mi succede spessissimo perché io esagero. Via. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, chiudo avanti. Fuori il collo, schiene dritte, braccia in alto, ci stiamo scaldando, cominciamo a mandare sangue, a muscoli e articolazioni e riscaldiamo. Non partite mai con un allenamento senza la fase di riscaldamento, così come non finite senza una fase di defaticamento e stretching. Step touch, apro e chiudo, via, via, comincio a sollevare il ginocchio sinistro, su bene. E le braccia energiche in avanti, ci dobbiamo scaldare, dobbiamo cominciare a far salire un po' i battiti. Opla, via. E 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, di seguito ripeters, via di seguito la gamba, allungo bene anche le braccia. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, la gamba è distesa, scendo bene e allungo, allungo e contraggo, polpaccio, riscaldo la caviglia, riscaldo il polpaccio, mantengo giù e piccolo stretching, giù le spalle e cambio sul ginocchio, sposto il peso da una parte e sento allungare tutta la parte posteriore della coscia destra. Intanto grazie dei cuoricini, fatemi sempre cenno se si sente il volume, passo al centro, arrotondo bene la colonna, inspiro prendo aria, arrotondo la colonna, inspiro prendo aria, srotolo e via con la braccia sinistra. Potete anche correre, corricchiare se volete, io oggi vado in basso impatto, via, sulle gambe, 4, 3, 2, divari con le gambe marciando, via, e comincio a spostare il peso a sinistra, toe touch, via, datemi il curl dietro, dietro la gamba, via, 4, e 3, e 2, e apro, fuori il collo, braccia energiche,
controllate però, non le sbatacchiate mai, non è questo movimento, ma sempre controllato, dovete sempre sapere ciò che volete fare. Chiudo avanti, là, apro, via, 4, 3, 2, braccia in alto, allungo bene al soffitto, su bene, là, 4, e 3, e 2, e step touch sinistro, apro e chiudo, e là, via, e mi date repeaters, veloce la gamba, io l'appoggio poco, via, via, energiche le braccia, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, lascio la punta, allungo poco poco il polpaccio e contraggo, allungo, contraggo, ancora due volte, giù, contraggo, scendo, respiro, mantengo lì, estiro bene, sollevo la gamba, l'appoggio di lato, ale, scarico il peso sulla gamba destra e sento bene allungare la muscolatura, parte posteriore e interno della gamba sinistra, passo al centro, solo schiena, arrotondo bene, scavo la pancia, guardo l'ombelico, inspiro, estendo la colonna, fletto bene la colonna, inspiro, fuori l'aria, l'ultimo, salgo srotolando e si va. Allora, primo esercizio, andiamo a lavorare sulle gambe e facciamo uno squat con una variazione. Di solito facciamo sempre il kick laterale, oggi facciamo uno squat, quindi vi ricordo, gambe divaricate, un po' più larghe delle spalle, le punte dei piedi sono sempre rivolte poco poco verso fuori, già come fate questo sentite attivare le fasce laterali. Quindi ci sediamo dietro, mi raccomando, le ginocchia meglio spingerle in fuori che spingerle in dentro. La schiena possibilmente dritta, quindi non andate con il busto avanti. Da qui ogni volta che torniamo mi date un kick controllato avanti e ritorno, quindi non sbaracchiate le gambe ma controllo, in maniera di attivare bene gli addominali e di fare una variazione dello squat. Allora, si va a tempo. Si scende e kick destro, controllo, via. Pensate che ogni volta dovete posare per una foto, quindi da qui controllo e là, scendo e controllo, là, scendo. Nello squat lavorano bene le cosce e i glutei, via, e piego bene le gambe, sento tutta la pianta dei piedi che spinge contro il pavimento, la forza arriva dalla parte posteriore delle cosce, le punte delle dita dei piedi sono leggere, quindi non ci mettete carico sopra, come se vi dovessi sedere sul divano, e là, forza, ancora 4, kick avanti, ancora 3, kick, ancora 2, salgo, 1, e là, gambe divaricate e semipiegate, avambraccio verso il video, ora qui mantenete la codina tra le gambe, quindi spingo il pube in avanti, accorcio quest'angolo perché voglio lavorare sull'addome. Allora, da qui cosa facciamo? Rotazione, rotazione, solleviamo il ginocchio, ruoto, ruoto, ginocchio, pam, pam, via. Vi ricordo che quando ruoto non ruotano le braccia, ma ruotano le costole, perché gli addominali si inseriscono, soprattutto gli obliqui, si inseriscono sulle costole, via, pam, pam, là, via, via, là, oh, oh, là, via, via, ruoto, oh, oh, ruoto, sentite l'addome che lavora, e ogni volta, anche qui, fotografia, quando mantenete l'equilibrio, l'addome stabilizza la posizione, chiudo, oh, oh, chiudo, via, via, là, oh, oh, via, sono 8, respira, 7, là, 6, via, 5, via, 4, là, 3, via, 2, via, 1, e cambio, aprite subito il tappetino perché ce ne andiamo a terra, continuiamo a lavorare
sugli addominali e facciamo lavorare l'iniziazione bassa. Ma vi ricordo che il retto dell'addome è uno, non ci sono gli addominali alti e gli addominali bassi. Quindi ora teniamo un capo di iniziazione, quello dello sterno, fermo e ora andiamo a sollevare il bacino. Quindi da qui che cosa facciamo? Braccia lungo i fianchi, dobbiamo sollevare il sacro da terra. Il movimento è molto piccolo, quindi non sono le gambe che lavorano, l'addome si inserisce sul pube, quindi pensate proprio che l'addome tira il pube verso l'alto e ritorno. Quando ritorno non torno qui, non mi deve far male la schiena quando faccio questo esercizio. Quindi fuori l'aria e ritorno, fuori e torno. Sentite che chi lavora è il retto dell'addome. Tutta la muscolatura dell'addome sta lavorando, è il capo di inserzione più bassa che sta trazionando il pube verso l'alto. E torno. E hop. E se state a braccia belle distese, sentite anche, se premete con le mani verso il pavimento, sentite che si attiva il tricipite. Fuori l'aria. E torno. Fuori. E torno. Ancora 8. Non mollate. 7. Il movimento più è lento e più è difficile. 6. Via. 5. E 4. E 3. Via. 2. Attenti, fermate le gambe su. Ora, come se voleste accorciare il fianco, spingiamo la cresta lieva verso l'ascella, a destra e a sinistra, a destra e a sinistra. Come se volessi sculettare, via, destra, sinistra. Le gambe cerco di farle rimanere perpendicolari, non stanno qui, stanno sopra, sempre verso l'ombelico. Ancora 4, non mollate anche se brucia. 3, via, 2, via, 1 e respiro. E si riparte. Ripetiamo di nuovo gli squat con il kick frontale. Allora, gambe divaricate, punte leggermente in fuori, schiene dritte, si va, scendo in squat, calcio, scendo, calcio. Se volete potete anche farlo più veloce, eh? Io vado in modo controllato perché ho uno stiramento al polpaccio e devo controllare, altrimenti oggi avrei dovuto saltare la lezione, ma non mi andava, siccome non sono io che mi devo allenare, ma voi, io vi do i comandi e voi lavorate. Via, forza, forza, giù, controllo, giù, controllo, via, gli ultimi 20 secondi, respiro, mi raccomando, schiena dritta, mi siedo dietro, le ginocchia meglio se vanno in fuori che in dentro, quindi caricate magari sul mignolo ma non sull'alluce. Ancora 4, non mollate. Ancora 3, via, 2, via, 1 e cambio. Gambe divaricate, andiamo sugli obliqui. Se voi mettete le mani qui sulle coste, sentite che come ruotate le costole, si inserisce l'addome. Anzi, è l'addome che fa ruotare le costole. Allora, due rotazioni, destra, sinistra, sul ginocchio, via, via, su e il ginocchio si incontra al centro, verso la linea mediana del corpo, quella che divide il corpo in due metà. Chiudo, ho, chiudo, ho, chiudo. Anche qui, a seconda del vostro grado di allenamento, potete anche andare un po' più veloci. A me piace fare anche l'esercizio in modo lento perché così controllo l'equilibrio e lavoro ancora un po' di più con l'addome. Fuori aria, bam, fuori, là, fuori, là, oh, oh, via, oh, oh, via, oh, oh, via. Sono 8, là, sono 7, via, sono 6, via, 5, respira, 4 e 3. E 2 e 1 e cambio. Di nuovo a terra, di nuovo retto dell'addome, utilizzando di più l'inserzione inferiore. Allora, braccia belle distese lungo il corpo, gambe sollevate, possibilmente.
gambette perpendicolari. Se non riuscite a stare con le gambe tese, potete flettere le gambe. L'importante è che quando fate gli addominali non usate la flessione della gamba, ma pensate di tirare su il bacino. È un lavoro diverso, e sentite bene che l'addome lavora. Hop, e torno. Anche qui, pensate sempre, caviglie e ginocchia unite. Quindi pensate a una zip che va a chiudere una cerniera lampo che arriva fino al pube. Via, salgo, controllo. E poi nel ritorno, mi raccomando, non qui le gambe, altrimenti andate a inserire dei muscoli che si inseriscono sulla schiena e vi viene mal di schiena. Quando fate gli addominali, dovete sentire gli addominali che lavorano, non la schiena, non altri muscoli. Hop, e via. Fuori l'aria. Shhh. Inspiro. Fuori. Inspiro. Ancora quattro. Braccia tese, così anche l'azione del tricipite. Sul pavimento spingo con il palmo della mano. Ultime due. Via. Uno. Adesso da qui via. Destra, sinistra. Destra, sinistra. 8, via, lavora un po' di più il fianchetto, 7, 6, 5, non mollate anche se brucia, 4, e 3, e 2, e rilasso. Mi aiuto con le gambe, torniamo su, è il momento di prendere i pesetti o le bottigliette d'acqua. Allora, vi ricordo che questa lezione poi ce l'avrete comunque registrata sulla pagina di Aron Cavalieri. Allora, esercizio per la spalla, deltoide, il muscolo che arrotonda le spalle. Gambe divaricate, semipiegate. Allora andiamo a fare un'alzata laterale. Mi raccomando, in allungamento, non in compressione, mai. Quindi spalle lontane dalle orecchie, collo lungo. Quando sollevo, guardate cosa fa la meccanica della spalla. Non entra vuoto. Ma da qui, pensate a sollevare il braccio. Quando io sollevo il braccio, quasi il pollice va su. Non il mignolo, quindi da qui sollevo, ritorno. Ora un'alzata frontale dove lavora di più il deltoide anteriore e poi due tirate al mento con i gomiti che spingono verso l'alto ma le spalle sempre lontane dalle orecchie. Ok? Questo è l'esercizio. Pronti via. E una frontale, una laterale, una frontale, due tirate al mento. Su bene. Nella tirata al mento lavora bene il deltoide posteriore, muscoletto piccolo, apro e torno, e tutta la parte dell'upper back, frontale, e due, chiudo e torno, chiudo e torno, e si va, alzata laterale, alzata frontale, due tirate al mento, bene i gomiti alti. Chiamano tirate al mento, quindi cercate di mandare il pesetti o le bottigliette d'acqua verso il mento e torno. Là, via, apro bene, frontale, due tirate al mento, su bene, e su, ne voglio ancora quattro, laterale, frontale, due tirate al mento, gomiti in alto, là, ancora tre, apro. E in avanti, e su bene i gomiti, su, le ultime due, frontale, là, e hop, è l'ultima, la prima è laterale, apro, la seconda è frontale, due tirate al mento, hop, là, e via. Ok, adesso andiamo a fare, lavoriamo sempre sul corsetto addominale. Allora, facile, facciamo un tap e andiamo in rotazione opposta. Se invece siete più allenati, andiamo di twist. Io non lo posso fare perché mi fa male il polpaccio. E dal twist provate a ruotare e tornare. Ruotare e scendere con le gambe e tornare su. Altrimenti andiamo solo in rotazione senza usare troppo le gambe. Via, via. Via, 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 via. Se questo è troppo facile, il tap, fate il twist. Io lascio una gamba puntata perché
odore. Via, via, oh, oh, oppure questo. Andate a ruotare il corsetto. Via, via. Lo potete fare anche saltellato, eh? Decidete voi. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 e ci ritorniamo a terra. Lavoriamo, continuiamo a lavorare sempre sull'addome, sempre sugli obliqui e andiamo a fare l'esercizio di bicycle o crisscross per chi è abituato con i nomi del Pilates. Allora, obliqui, quindi gambe sollevate, mani dietro la nuca. Adesso da qui io vado a cercare con il gomito destro il ginocchio sinistro, però non mi tiro appresso il collo, ok? Il capo rimane sempre alto, sono le costole che devo ruotare, ormai avete imparato a farlo. Ruoto, ruoto, pensate a ruotare le costole e ginocchio e gomito si incontrano sempre in una linea che taglia il corpo a metà. Soffio, allungo, soffio, inspiro, là, via, chiudo, fuori l'aria, hop là, via. Sono 8, non mollate, 7, 6, 5, 4, 3, 2, rimango al centro, piccole pulsazioni. 8, 7, sollevo anche la codina da terra. 6, 5, 4, 3, 2, 1 e giù rilasso. Ah, si riparte. Allora, di nuovo, un'alzata laterale, un'alzata frontale, due di radiamento. Gambe semipiegate, schiene belle dritte. Guardo il cronometro e si va. Una laterale, una frontale, due di radiamento. Pensate ai gomiti che se ne vanno verso l'alto, ma le spalle rimangono sempre lontane dalle orecchie. Via, hop là, via. Quando io uso le braccia, l'addome stabilizza la posizione, quindi il corsetto rimane sempre attivo. Io non è che sollevo le braccia e me ne vado avanti con la schiena, ma cerco di mantenere le costoline chiuse, l'addome sempre contratto. Apro, frontale, tirata al mento, su bene i gomiti, là, ancora, laterale, frontale, tirata al mento, via, le ultime 4, frontale e tiro e là, le ultime 3, hop là, su, tirata, le ultime 2, collo lungo, apro, frontale, tiro, ancora una, non mollate, apro, frontale, due tirate al mento e cambio. Andiamo a fare di nuovo il nostro twist. Allora, se riuscite a saltare, saltate e ogni volta scendete di più con le gambe, usate bene il corsetto. Fase più facile, piccole rotazioni puntando il piede. Ruoto, 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 via, 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 hop là. E altrimenti twist, lascio il piede puntato, io via e ritorno. Se riuscite a saltellarlo, saltellarlo, saltellate, via, 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 oppure facile, ruoto, ruoto, ruoto e datevi poco poco ritmo, via, 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 respirando. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 e cambio, schiena a terra, di nuovo bicycle, di nuovo crisscross. Allora, mi raccomando, il capo è rilassato, quindi una mano sull'altra, lasciate bene il capo sul cestinetto che si crea con le mani.
Le gambe sono sollevate e da qui andiamo in rotazione, da una parte e dall'altra, soffiando, inspirando, via. Poi tanti mi chiedono, ma io sbaglio la respirazione? La cosa fondamentale è non stare in apnea, quindi l'apnea no, se sbagliate respirazione non importa, via, inspiro, fuori là, opla. La schiena è tutta a terra, soprattutto la bassa schiena, eh? Tutte le vertebre sono sul pavimento, ruoto bene le costole, ancora 8, ancora 7, e 6, 5, 4, 3, 2, rimango a centro, sollevo la codina, 8, 7, non mollate, 6, 5, 4, 3, 2 e cambio. Allora, possiamo rimanere a terra, ma prendiamo i nostri pesetti o bottigliette d'acqua. Allora, andiamo a fare un lavoro combinato lavorando sul pettorale. Vi ricordate? Ve l'ho spiegato tante volte che se avete un supporto sotto, quindi uno stretto, una panca o l'angolo del letto, ancora meglio, perché quando andate ad aprire le braccia il pettorale si stira di più. Ma noi ci accontentiamo del pavimento. Allora, il palmo delle mani è uno di fronte all'altro e da qui andiamo a fare delle croci, quindi le mani sono davanti al petto e non davanti al viso. Solleviamo i glutei, così li teniamo bene attivi. Lasciate la fascia del reggiseno a terra, quindi non c'è bisogno di stare così, ma voglio solo una retroversione del bacino. E da qui andiamo ad aprire bene le braccia, inspirando, e poi le portiamo in avanti, davanti al petto. Inspiro, prendo aria, fuori aria, via, inspiro, fuori aria. Allora, voi lo fate mantenendo i glutei sollevati, io li lascio a terra, altrimenti il mio polpaccio domani mi dirà tante brutte parole. Inspiro, fuori aria, in, out, prendo aria e fuori l'aria. Qui sta lavorando il pettorale, chiudo, out, chiudo, ancora, via, guardo il cronometro, ancora 30 secondi e chiudo. Se volete dargli ritmo, dategli un po' più di ritmo, prendo aria, fuori l'aria, hop là, via, hop, via, 8, 7, 6, 5, vi ricordate, fatelo con il gluteo sollevato, 4, 3, 2 e cambio, lasciate giù i pesetti, sollevate la gamba destra. Ora, di nuovo gluteo sollevato, quindi spingo bene con cosa? Con la parte posteriore della coscia e con il gluteo. Il bacino rimane fermo, chi lavora è la gamba destra, la portate verso il ginocchio sinistro e ritorna su, non più bassa, altrimenti andate a caricare sulla schiena. Il bacino cerca di rimanere ben parallelo al soffitto e si va, sono 10. E torno su, nel frattempo la gamba sinistra e il gluteo lavora, 9, e sali, 8, via, 7, pensate di avere due bicchieri d'acqua sulle spine iliache e non devono cadere, non si muove niente, si muove solo la gamba, via, ancora 4, non mollate, ancora 3, là, intanto il gluteo sinistro ringrazia, 2, via, 1, lascio lì con le pulsazioni, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 e cambio gamba. Ok, io lo faccio con il gluteo a terra perché non riesco a spingere sulla gamba. Voi sollevate il gluteo. Quindi da qui prendo posizione, vabbè forse ce la faccio, mantengo le spine iliache parallele al soffitto e si va, la gamba scende, la gamba sale. E 2 e via, lasciate il gluteo alto, 3, controllo, 4, controllo, 5, là, il gluteo destro sta lavorando, voi lo lasciate bene alto, non lo abbassate, le ultime 2,
Via. Uno lo lascio su e piccole pulsazioni, accorcio l'angolo 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 e cambio. Riprendo i miei pesetti. Glutei sollevati, se vogliamo far stare una cosa su, manteniamola su in isometria. Quindi, sempre la posizione del ponte, la fascia del reggiseno la lasciate a terra, vi serve solo questa retroversione del bacino. E da qui andiamo con i pettorali. Inspiro, prendo aria, fuori l'aria. Voi lasciate i glutei sollevati, io li abbasso. Se fosse troppo difficile per voi, potete abbassarli, E vi concentrate solamente sul petto. Inspiro, fuori l'aria. In, fuori. Prendo aria, fuori l'aria. Via, e là. Via, là. Vi ricordo che il seno è un tessuto spugnoso, quindi se c'è un pettorale, una muscolatura bella forte, il seno si va ad alzare, quindi è importante lavorare sulla muscolatura del petto. Via. Se lavorate sui pettorali avrete un décolleté migliore. Via. E chiudo. Inspiro. Fuori l'aria. Oh. Fuori. 8. 7. 6. 5. 4, 3, 2 e cambio. Di nuovo, gluteo sollevato, gamba destra sollevata, spingo bene con la parte posteriore, da qui la gamba scende, la gamba sale, mantenendo il bacino parallelo. 2, sollevo, e 3, e via, e 4, là. 5, via, 6, via, 7, là, 8 e 9 e 10, lascio la gamba su, piccole piccole 8, 7, il gluteo lavora, 6, 5, 4, 3, 2, 1 e cambio gamba. Sollevo il gluteo destro e da qui scende la gamba e sale controllo, scende e sale controllo, io abbasso il gluteo, voi mantenete il gluteo alto, 4, via, 5, controllo, 6, controllo, pensate al bacino che rimane parallelo, 7, via, 8, e 9 e lo lascio su, piccole pulsazioni, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 e rilasso. Allora ce ne andiamo sul fianco sinistro, prendiamo il nostro pesetto, andiamo con il gomito sotto la spalla, quindi azioniamo sempre la fascia laterale. Cresciamo verso l'alto, prendiamo il nostro pesetto e da qui solleviamo il braccio e torniamo. Non stiamo qui, cresco, attivo bene la parte laterale, sollevo e ritorno. E sta lavorando sia il deltoide, quindi il muscolo della spalla destra, ma anche tutta la fascia laterale. Lo stesso esercizio, se siete abbastanza allenati, potete farlo con il bacino sollevato, una gamba distesa. Il braccio lavora, nel frattempo sto azionando tutta la fascia laterale sinistra. Ancora 8, controllo, e 7, controllo, via, 6, là, più facile è qua, 5, via, cresco sempre, spalle lontane dalle orecchie, 4, 3, via, 2, via, 1 e cambio. Ce ne andiamo dall'altra parte, stessa cosa, gomito sotto la spalla, facile, non sto qui, cresco, attivo.
attivo bene, chiudo le costoline di destra, le allontano dal pavimento e da qui comincio a sollevare il braccio. Se questa posizione è troppo facile, sollevate il bacino, distendete una gamba. Vi do anche l'ultima opzione con le gambe distese e continuo. Questa è quella più difficile. L'importante è che riuscite a mantenere una posizione corretta, un po' più facile. Bacino sollevato, via, là, controllo, forza, ancora 8, la spalla sinistra sta lavorando, tutta la fascia laterale destra sta lavorando, ancora 3, ancora 2 e cambio. Ultima fatica, ce ne andiamo in plank e finiamo di lavorare sui nostri obliqui, quindi dalla posizione di plank andiamo a ruotare il nostro bacino e le nostre costole per far azionare ancora di più gli obliqui. Quindi, gomiti sotto le spalle, gambe distese, codina tra le gambe. Ora da qui andiamo a spingere. Una parte, una spina iliaca verso il pavimento e poi l'altra. Controllo, via, ruoto, via. Op là, via, op, via, soffio, respiro, questa è una posizione isometrica, quindi mi concentro sempre sulla respirazione, non devo stare in apnea, mantengo, non mollate, ne voglio ancora 8, ancora 7, e 6, e 5, 4, 3, 2 e cambio. Pieghiamo tutte e due le gambe, lasciamo andare i glutei verso i talloni, abbandoniamo il capo a terra, inspiro, prendo aria, quando butto fuori l'aria risucchio la pancia, l'ombelico in dentro come se le cosce scottassero. Inspiro, sentite che la pancia si gonfia sulle cosce, fuori l'aria risucchio l'ombelico, scavo la pancia. L'ultima volta, inspiro, prendo aria, fuori l'aria, scavo la pancia, ombelico in dentro come se le cosce scottassero e mi metto schiena a terra perché ci andiamo ad allungare. Allora, schiena a terra, accavalliamo la gamba destra sulla sinistra, andiamo a tirare a noi la gamba sinistra, sentite allungare bene la fascia laterale destra e anche il gluteo destro e stiamo allungando anche il piriforme e mantengo lì, l'osso sacro cerco di mantenerlo a terra, le spalle sono rilassate, se questa posizione è troppo facile potete prendere il polpaccio a seconda della vostra mobilità, mantengo lì, ci respiro dentro e sento bene allungare. L'osso sacro a terra, non vi portate dietro un capo dell'elastico. Cambio gamba, a cavallo la gamba sinistra sulla destra, tiro a me la coscetta destra e mantengo lì. Attacco bene l'osso sacro. E sto lì. Ci respiro dentro, sto sempre allungando la fascia laterale, il gluteo. Posizioni di stretching, cercate di mantenerle abbastanza, anche oltre un minuto, due minuti, vi aiutano a rilassare ma soprattutto a detendere la muscolatura. Pianta dei piedi a contatto, braccia vicino alle orecchie, V sopra la testa, belle distese, le cinque unghie a terra, inspiro, prendo aria, sentite che passa dell'aria sotto la zona lombare? Quando butto fuori l'aria, mandate la codina tra le gambe, attaccate tutta la zona lombare a terra, chiudete le costoline. Inspiro, prendo aria, fuori l'aria, dentro la pancia, tutta la schiena a terra. L'ultima volta, inspiro, fuori l'aria, spingo bene la pancia in dentro, scavo la pancia, le vertebre sul pavimento. Unisco le gambe, me ne vado di lato e mi alzo seduta.
gambe leggermente divaricate, schiene dritte. Ancorate l'ischio di destra a terra, braccio destro al soffitto, andiamo a cercare il nostro piede sinistro, cercando di mantenere la schiena dritta e l'ischio destro a terra. Mantengo lì, sentite allungare bene la parte posteriore della coscia sinistra. Anche il polpaccio tira, eh? Cambio gamba, ischio di sinistro a terra, braccio in alto, massimo allungo, ruoto, non stacco il fianco, non stacco l'ischio da terra e vado a cercare il piede destro, apro il petto avanti, cercate di isolare bene la parte posteriore della coscia destra e più mandate le dita del piede verso di voi, più sentite anche il polpaccio che si allunga. Cambio, passo al centro, gambe unite, braccia in alto, allungo tutto, schiene dritte, cresco al soffitto e vado giù a cercare le punte dei piedi, cercando di mantenere il petto avanti, verso il video, schiena dritta, non mi fate questo, niente gobbe. Se non riuscite ad arrivare alle punte dei piedi, anche qui va bene. Cammino con le mani, mantenete la posizione, cercate di isolare la parte posteriore delle cosce. E ci respiro dentro e cammino un altro pochino, inspiro, prendo aria. Ora da qui andiamo giù a cercare anche con il capo, con il naso, cerchiamo di arrivare tra le ginocchia. Mantengo la posizione, srotolo, piego tutte e due le gambe, mani sotto le cosce, cresco al soffitto, apro le clavicole, fuori l'aria, pugno in pancia, scavo. Qui ora vado verso i glutei, arrotondo bene la colonna. Inspiro, cresco al soffitto, apro, 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 apro. Fuori l'aria, mi lascio andare dietro. L'ultima volta, via, su, inspiro, cresco. Fuori l'aria, mi lascio andare dietro. E per oggi abbiamo finito. Allora, mi scuso per l'esecuzione dei movimenti, perché purtroppo ho questo infortunio. Speriamo che mercoledì prossimo sia tutto risolto, vi aspetto mercoledì prossimo alle 10 e buon proseguimento di giornata. Grazie per avermi seguito, ciao a tutti dalla palestra del Roncavalieri.